Edoardo Rolli, a forza di trascorrere delle domeniche tranquille, oggi ha messo un mattone importante in questa bella vittoria del Carpi. Sì, ci tenevo perché era un po' di partite che la squadra non mi faceva lavorare, da un certo senso è anche meglio così. Oggi ho lavorato più del solito, sono contento che mi sono fatto trovare pronto, ci tenevo a farmi trovare pronto quando era il momento, oggi è stato un momento in cui la squadra aveva bisogno anche di me e sono contento di aver dato una mano, ecco. Un repertorio completo, uscita a terra, parata nell'angolo, ancora una parata di istinto nel secondo tempo, peccato solo per quel gol, forse l'unico momento di disattenzione della difesa. Sì, esatto, l'unico modo in cui oggi potevano farci gol era una situazione così, da palla inattiva come è stata, c'era Merlin a terra e purtroppo loro hanno battuto veloce questo calcio d'angolo e ci hanno infilato in questo modo, insomma, dispiace per aver preso gol, però tutto sommato era importante vincere, quindi va bene così. Adesso due risultati su tre per questa partita decisiva alla Lamezia. Certo, adesso abbiamo due risultati su tre, quindi andiamo giù tranquilli, consci del nostro valore, della nostra forza e soprattutto consapevoli che questo è un gruppo che può andare a vincere dappertutto, a fare risultato in qualsiasi campo, che sia nord, sud, centro, e a prescindere da 5-6 mila spettatori o come 100 persone, insomma. Ecco, da dietro il campo, cioè dalla tua posizione, vedere giocare questa squadra penso che sia un piacere, perché gioca bene a calcio. Sì, è veramente uno spettacolo, infatti a volte quando non sono chiamato in causa me la godo lì dietro a vedere la squadra che gioca la palla sempre bene, sempre con due tocchi facilmente, è veramente un piacere vederla giocare così. Un'ultima parola per i tifosi, ancora una volta anche in una giornata lavorativa, si sono stretti intorno a voi. Il Carpi in questo momento sta veramente godendo di un buon calcio. Assolutamente così, i tifosi ci stanno dando una grossa mano, soprattutto nelle nostre ultime partite in casa, stanno venendo sempre più numerose, anche oggi era un mercoledì pomeriggio in cui magari la gente poteva essere al lavoro così e si sono fatti valere anche oggi e ci hanno dato una grossa mano.